Un ragazzo di 27 anni, Emanuele Esposito, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco la scorsa notte a Napoli. Il giovane, secondo quanto ricostruito dalla polizia, era in sella ad uno scooter in via Gasparrini, nel quartiere San Lorenzo, quando è stato raggiunto da uno sconosciuto, un uomo di mezza età, che ha estratto una pistola esplodendo 6 colpi d'arma da fuoco. Per Esposito non c'è stato nulla da fare. Nella sparatoria è rimasto ferito anche un altro 27enne incensurato che si trovava sul posto. Soccorso è stato ricoverato all'ospedale Loreto Mare. Le sue condizioni non sono gravi. Escluso qualsiasi legame tra il ferito e la vittima, sulla vicenda indagano gli agenti della squadra mobile. Tra le ipotesi investigative all'origine dell'agguato, un possibile regolamento di conti. Esclusi per ora collegamenti tra questo omicidio e gli ultimi fatti di sangue avvenuti nel centro storico e che vedono protagonisti aspiranti camorristi minorenni in molti casi. Esposito aveva dei precedenti per reati contro il patrimonio e non risultano quindi dal suo casellario giudiziario legami con la camorra. Per questo, pur non scartando alcuna pista, gli investigatori sono propensi a ritenere che quanto accaduto poco dopo la mezzanotte sia frutto di un regolamento di conti o legato alla vita personale del 27enne.